Ciao ragazzi, ben ritrovati. Prima di tutto voglio scusarmi con voi per la lunga assenza, ma ho dedicato questo tempo a studiare il mercato Forex, in particolar modo le opzioni binarie. Come leggete dal titolo, alla ricerca della strategia perfetta. Chiaramente questo è un titolo provocatorio, perché la strategia perfetta non esiste. Voglio condividere con voi in questa serie di video quello che ho imparato in quest'anno di studio e voglio farvi vedere delle strategie le più comuni, le più semplici da realizzare. Chiaramente questi tutorial sono per gente che abbia almeno una base che sappia come si va a mercato e come si va ad investire. Ok, vi presento la prima strategia che è questa, che è molto semplice. Andiamo nella nostra piattaforma. Allora, mettiamo una media mobile a 200 periodi, così ci consentirà di capire, il tipo lo lasciamo semplice, ci consentirà di capire il trend principale. Colore oro vario, faccio un po' più spesso, applichiamo, ecco il nostro trend a 3 ore ci dice che è ribassista. Ok, ci mettiamo anche un indicatore CCI, lo lasciamo così com'è, io ci cambio solo il colore e lo faccio un po' più spesso, il resto è tutto uguale, così applichiamo. Ok, mettiamo un ulteriore indicatore oscillatore stocastico, qui ci variamo il periodo, lo mettiamo a 14 periodi, il resto è tutto uguale, ci vale solo il colore un po' più spesso così vede un po' meglio, il resto è tutto uguale e applichiamo. Ok, la strategia è molto semplice. Allora, noi normalmente andiamo in trend, il trend principale vediamo, vedete, a 3 ore, time frame lo settiamo a 1 minuto, vedete? Lo settiamo a 1 minuto, le nostre candele sono settate a 1 minuto. Allora, noi la strategia dice che noi andiamo solo in trend, cioè questa strategia almeno, si può anche andare contro trend, però è più rischioso. Allora, noi andiamo solo a ribasso, il nostro trend principale abbiamo detto che è ribassista, quindi andiamo solo a ribasso. Vi faccio vedere l'entrata, al momento tanto dobbiamo aspettare un momento favorevole, vi faccio vedere, andiamo a ritroso, vi faccio vedere un'entrata che sarebbe stata profittevole. Allora, vedete che qui c'è un doppio massimo e vedete che il nostro si sa va a tagliare la linea 100 e così fa lo stocastico, incrocia e taglia la nostra linea l'80%. Che va a tagliare la nostra linea dell'ipercomprato, così fa, vedete, fa il CCI. Vedete come va, come taglia il CCI e punta verso il basso, così fa anche lo stocastico. Quindi noi da qui andavamo a 1 minuto, l'avremmo presa alla grande, perché qui ci sono candele da 1 minuto, vedete che sono passati 1, 2, 3, 4, l'avremmo presa alla grande. Quindi la strategia è molto semplice. Ecco, vedete che qui ha puntato decisamente verso il basso. Quindi vedete, va verso il basso, punta verso il basso, noi possiamo andare a ribasso, così. Ecco, io adesso l'ho presa un po' in ritardo, però vedete che è incrociato, è andato molto, il nostro CSI ha puntato molto verso il basso, vuol dire che ha la forza di stare a ribasso. Vedete così ha fatto il nostro stocastico, ha incrociato. Vedete, anche se io l'ho presa in una situazione, cioè dovevo prenderla in questo punto qua, l'ho preso un po' più basso. Però l'ho preso perché mi sembrava il caso di prenderlo. Ecco,
una cosa, gli indicatori, lo dice la parola stessa, ci indicano, ci danno un'indicazione. Cioè, l'indicatore non è legge, che se l'indicatore ci indica che va, sta andando a ribasso, non è legge che sicuramente andrà a ribasso, non è così. Non è così, però l'indicatore ci può indicare la via, ecco. Però alla fine è quello che noi vediamo al mercato è quello che ci indica le nostre candele, non gli indicatori, ma il mercato. A me il mercato in questo momento, vedete che l'ho presa molto bene, il mercato in questo momento mi stava dicendo che comunque sta andando a ribasso molto bene. L'ho capito perché, vedete, la nostra media mobile è decisamente ribassista, vedete, ha un trend decisamente ribassista, abbastanza forte. Allora, vedete, anche se io qui l'ho preso in una zona comunque che era comunque in una zona di ipercomprato, vedete, però era comunque, sembrava rischioso secondo gli indicatori, però vedete comunque puntavano molto bene verso il basso. Io però sono andato al mercato perché ho visto che comunque aveva la forza di stare a ribasso, non aveva, diciamo, non aveva la forza di andare a rialzo. In effetti l'ho presa molto bene, vedete? Vedete? E questo è il modo. Ecco, una cosa importante. Come vi dicevo prima, la sottolineo perché è importante. Gli indicatori ci possono dare una direzione, ma non è mai, mai sicuro che gli indicatori ci dicono che noi entriamo al mercato e lo prendiamo al 100%. Ragazzi, non è così. Se qualcuno vi dice così, vi sta dicendo una gran bugia. Perché noi possiamo avere anche 10 indicatori che ci indicano la stessa cosa e il mercato potrebbe andare al contrario. Perciò, ragazzi, gli indicatori si usano e non usate troppo, perché non è detto da nessuno, non è scritto da nessuna parte che se usate 10 indicatori vi diranno la stessa cosa. Non è così. Quindi, come vi ripeto, gli indicatori ci indicano la strada da seguire, però poi alla fine, con l'esperienza e vedendo cosa ci dice il mercato, noi agiremo di conseguenza. Direi che per questo video è tutto. Spero che abbiate capito la tecnica. Se avete commenti, me lo fate sapere. Ciao a tutti e alla prossima.